Regina e Bari in testa con 18 punti, Cagliari con 11 che esce e rimane fuori dagli 8 che valgono i possibili playoff. Il campionato è ancora cortissimo, siamo ad appena un terzo di quello che può essere il cammino da dover fare per annusare aria di Serie A. La squadra di Liverani è reduce da un punticino prezioso ma non abbastanza per rimettersi in piedi dopo le doppie sconfitte con Bari appunto e Venezia in casa. La sensazione è che la squadra debba crescere, può bastare fino a un certo punto che la difesa non abbia preso gol, è un bel risultato, che Radunovic sia stato tra i migliori in campo, che ci sia stata una sorta di risposta anche agonistica. Il Cagliari non si è sciolto a Marassi fisicamente, tatticamente e anche dal punto di vista mentale. Ha capito che la posta in gioco era davvero molto alta. Liverani adesso punta il Brescia in arrivo a Cagliari per la prossima di campionato, la nona del girone d'andata. Recupera Rogge e Barreca, questo è sicuramente un buon punto da dove partire. Il recupero di due calciatori che riescono ad offrire sia spinta sia esperienza in mezzo al campo. La sensazione è che si rimanga attorno a quel brodino che si è visto in Liguria contro la squadra di Blessing, un brodino che deve incoraggiare, che deve dare forza e deve mantenere alta, molto alta, la capacità di un gruppo che deve migliorare la manovra e la finalizzazione.